Siamo a Letto Manoppello. Ciao da Paolo Sinibaldi. Poi c'è Luca Romano con la telecamera, la TV Lab con le immagini e con la messa in onda. Siamo a Letto Manoppello per il podismo, siamo a Letto Manoppello per il trofeo Città della Pietra che giunge alla terza edizione. Sono tante le novità. Le novità sono tante, a cominciare dalla collocazione. Si gareggia lunedì 14 agosto e si gareggia quindi in periodo di pienissima vacanza. Quale sarà il risultato? Dicevamo delle novità, le novità sono tante, la collocazione del 14 agosto, ma anche il tipo di percorso, un percorso un po' più morbido, certo sempre salite e discese all'interno di Letto Manoppello con due giri da 4,5 km, totale 9 km ma una scorrevolezza diversa, i podisti hanno gradito. Poi l'altra novità, l'Ecto Runners al vertice dell'organizzazione, e poi le prospettive, gli ospiti. Oggi, nonostante il 14 agosto, c'era tanta gente a Letto Manoppello perché qui si può fare anche un po' di turismo. Loro sono l'Ecto Runners, cioè per intenderci, l'Ecto Runners è composta da molte più persone, però loro rappresentano la parte anche parlante. Morena Mancini, fa caldo, estate piena, e la gara col sorriso, la gara della pietra, ma anche per far conoscere Letto Manoppello, che in realtà è un posto che si presta tanto anche al turismo, soprattutto di questo periodo, siamo all'immediata vigilia di Ferragosto. Sì, infatti proprio perché la data è veramente a ridosso del Ferragosto è stata per noi una grossa sfida. L'abbiamo accolta con spirito di sacrificio e ovviamente con divertimento, quello che ci contraddistingue come gruppo. Stiamo raccogliendo già qualche primo risultato che valuteremo poi ovviamente questa sera quando il sole sarà sceso. Speriamo così anche di rinfrescare un pochino le temperature cocenti. Ci stiamo per il momento divertendo, il calendario ci ha proposto questa data che è stata un pochino penalizzante, in quanto ieri comunque si è disputata anche la Miglianico Tour, che sappiamo che comunque è una competizione molto sentita. Noi la sfida l'abbiamo davvero raccolta e speriamo di portare i frutti che ci stiamo aspettando. Il percorso che poi verrà illustrato è un percorso nuovo, un percorso divertente. Vi lascio agli altri per i dettagli. Beh, i dettagli, qui c'è il presidente, qui c'è Diego Celsi, il presidente di Lecto Runners, una novità. Una novità che abbiamo deciso di formare questa società 3-4 mesi fa, perché abbiamo come obiettivo quello di dare una continuità a questo evento, in quanto noi i primi due anni ci siamo appoggiati ad associazioni, prima la scuola calcio Lettesi, anche il secondo anno, e quest'anno abbiamo deciso di iniziare a fare dei piccoli passettini da soli, quindi abbiamo fatto nascere questa SD Lecto Runner, formata da ragazzi molto competitivi, che danno, diciamo, si impegnano molto per la riuscita di questo evento. Io ci do qualche nome: Giordano Romano, Luca Dario, Conte Maurizio, Ilaria Ricci, adesso magari mi dimentico qualche nome, Vittorio Di Biasi, D'Alfonso Gianfranco, insomma tutti quanti ci siamo impegnati a per la realizzazione di questo evento, tenendo come obiettivo e come scommessa di dare una continuità all'evento. Ecco perché abbiamo, diciamo, formato questa SD, insomma. Tra le novità c'è anche il percorso di Letto Manoppello. Certo, Letto Manoppello è conformato come paese in salite e discese. Sì,
Salve a tutti. Giordano Romano. Il percorso abbiamo deciso quest'anno di cambiarlo, cercando di limitare un pochino le salite, le discese. Ovviamente, come ogni paese che ha il suo nucleo storico, è difficile poi trovare un percorso abbastanza pianeggiante. Comunque ci abbiamo messo il possibile per cercare di farlo. Correremo in dei posti comunque bellissimi, dove vedremo da un lato il mare, dall'altro la montagna. Questo sarà un particolare sicuramente interessante. Arriveremo con questo percorso in dei luoghi dove si lavora la pietra, e come sapete la pietra è un elemento fondamentale per questo paese, perché qui si lavora la pietra, e la pietra la vedremo dappertutto in questo percorso sicuramente. È un impegno ovviamente che continua e stiamo facendo il possibile, per cercare di vedere al massimo, ecco, le difficoltà di questo percorso. Comunque credo che quest'anno ce l'abbiamo fatta, insomma, dai. Il sindaco di Letto Manoppello, Giuseppe Esposito. Letto Manoppello è una cittadina che merita di essere visitata anche grazie al podismo. Sicuramente lo sport è importante, poi lo sport sia agonistico che non agonistico. Devo dire che quest'anno è stata una scommessa vinta dal nostro assessore allo sport Morena Mancini, perché il 14 agosto è riuscito a portare con la sua organizzazione più di 700 persone nella nostra cittadina e farla conoscere e ricordare poi quello che è la lavorazione della pietra. Infatti noi abbiamo organizzato il terzo trofeo Città della Pietra. Non ricordo se nelle passate edizioni il sindaco aveva detto che avrebbe gareggiato. Io all'inizio, la prima volta, ho gareggiato per 50 metri, poi mi sono fermato. E adesso, bando alle ciance, è arrivato il momento tanto atteso, immagino, della clip. La clip dei vincitori, la clip di chi le scarpette ai piedi, poi per correre, le ha messe per davvero. È andato tutto bene. Il terzo trofeo Città della Pietra di Letto Manoppello è stato vinto da Giuseppe Molteni, atleta lombardo della Daini Karate Brianza. In 29.14 ha superato nel secondo giro Alberico Di Cecco della Vini Fantini in 29.46. Al terzo posto, sempre molto sorprendente, Alessio Bisogno, passo logico, 30.19. Quarta piazza per Antonio Bucci, tocco runner, 31.02. E poi Piero Bogazzi, runners Pescara, 32.21. Una bella promessa, giovane. Deborah Aceto ha vinto in campo femminile runners Chieti, 37.32. Alla seconda piazza Barbara Spadaccini, stessa società, 36.36. Al terzo posto Gloria Lufrano, anche lei giovane, stessa società, 39.23. Quarto posto per Marilena Aceto, runners Chieti, 39.40. E quinta piazza, stessa società, che davvero ha fatto man bassa, Serena Marcucci, con il crono di 40.27. Giuseppe Molteni è il vincitore del trofeo Città della Pietra qui a Manoppello. Non hai avuto molto tempo per recuperare, perché hai gareggiato anche 24 ore prima. Sì, io ero gareggiato a Miglianico e oggi me la sentivo di poter gareggiare anche in questa manifestazione podistica, e nonostante le gambe che faticavano molto sono riuscito a portare a termine e a vincere anche questa gara.
comunque il secondo e il terzo, che sono De Cecco e anche Bisogno, hanno gareggiato ieri uguale a me, quindi posso dire che eravamo ad armi pari tutte e tre, quindi sono felice di aver vinto anche questa manifestazione. Possiamo aggiungere che sei un appassionato dell'Abruzzo, perché quest'anno ti abbiamo visto tante volte gareggiare sul territorio. Sì, sì, perché c'è qua mia moglie, è stata qua mia moglie in ferie 2 mesi e mezzo, allora sono venuto giù io a recuperarla una volta un mese fa, e adesso in questa settimana sto facendo un po' di manifestazioni agonistiche. Penso di farne un'altra prima di fine settimana, però devo ancora decidere quale. Dove si è decisa la gara qui a Letto Manopello, perché nel primo giro siete transitati insieme e poi è successo qualcosa? Sì, è vero. Anche ieri ho attaccato in salita e oggi ho attaccato ancora in salita. Il primo giro sono stato insieme al gruppo, il secondo giro appena è iniziata la prima salita ho allungato, ho cambiato il ritmo e sono andato via. Giuseppe Molteni cosa fa durante l'anno? Cioè che tipo di gare fa, che tipo di carriera ha avuto o ha? Beh, io lavoro, faccio il tipografo, tipo litografo, quindi nella vita la mia prima attività è il lavoro. Quindi poi dopo nei momenti liberi riesco a portare a termine molte manifestazioni agonistiche, perché ci tengo allo sport e ci tengo al mio fisico e sono anche felice dei risultati che ottengo. Diciamo che la mia specialità è la 21K, 21 km. Ho anche un buon tempo, 1 ora 8 e 27, quindi l'anno scorso ho fatto la prima maratona a Firenze e sono riuscito a portarla a termine in 1 ora 26 e 53, quindi anche lì diciamo che posso essere soddisfatto anche lì del mio tempo. Ci piace vedere un volto nuovo, perché è quello di Deborah Aceto. Presentati. Ciao, sono Deborah Aceto, ho 19 anni e corro da più di un annetto. Sono allenata da Domenico Caporale, che anche lui è ben conosciuto nelle gare podistiche. E oggi ho corso per la Runners Chieti, perché ho un doppio tesseramento, se no sono anche della Pietromennea. E niente, è stata una gara abbastanza tosta, sali e scendi, più sali che scendi, però soprattutto nel secondo giro sono riuscita a reagire e superare la seconda, che è Barbara Spadaccini, e darle il distacco. Sei così giovane, qual è la tua prospettiva, cosa vuoi fare in carriera? In carriera è continuare con le gare, però più a lunga distanza, diciamo da 5.000 in su, perché mi alleno anche per la pista, da meno tempo, però diciamo che mi sto impegnando anche per quello. Ho cominciato con le gare su strada l'anno scorso, così come per gioco, però adesso mi sta piacendo sempre di più e spero di poter portare dei risultati migliori. Il tuo idolo è? Il mio idolo è Veronica Inglese, che fa i 5.000, 10.000 a livello diciamo italiano, poi c'è anche Margherita Magnani o Sara Dossena, ma a livello invece internazionale Ayana, che per me è fantastica. Paolo Sinibaldi in video, Luca Romano dietro le quinte con la telecamera, il montaggio, la TV Lab vi salutano.